Quasi 3 metri in meno di 24 ore, il fiume Po a Cremona, zona canottieri, è cresciuto velocemente tra domenica e lunedì a seguito del maltempo che si è registrato ieri. Sta continuando a crescere e si avrà probabilmente la piena nella notte. Situazione sotto controllo per ora nel Piacentino. Intanto oggi si è registrata una breve tregua, il maltempo ha lasciato il posto al sole. Ieri però sono stati numerosi i danni provocati dal vento e dalle forti piogge. In Lombardia sono stati complessivamente 360 gli interventi dei vigili del fuoco e Cremona, insieme a Brescia, Milano e Mantova, è stata tra le province più colpite. Numerosi danni registrati in città e in tutta la provincia cremonese. I vigili del fuoco sono intervenuti incessantemente per quasi tutta la giornata per mettere in sicurezza strade ed edifici. Anche la città di Cremona è stata pesantemente colpita, con rami pericolanti caduti a causa del vento e delle forti piogge e gravi disagi anche alla circolazione. Le zone più colpite sono state Piazza Marconi, Piazza Cappi e lungo Po Europa. Il Po in queste ore sta andando in piena per la seconda volta nel corso della settimana, la piena è una piena abbastanza moderata, quindi non desta nessuna preoccupazione. In realtà le piene più significative in questi giorni sono state quelle degli affluenti, in particolare quelle degli affluenti del bacino più basso, quindi l'Arda, Longina e i canali minori, il Chiavenna addirittura e anche il Nure. La situazione è assolutamente però sotto controllo, non ci sono particolari pericoli. AIPO sta monitorando tutte le sue opere idrauliche, che consistono nelle arginature e nella vigilanza delle chiaviche.